Ciao anime belle, benvenute in questo nuovo video. Il video di oggi è un video diverso da tutti quelli che ho fatto. Questa felpa è pulita o è sporca? Boh, chissà. È un video diverso da tutti quelli che ho fatto perché è un video in cui vi mostro la mia preparazione al mio primo mercatino. In realtà ho fatto tanti mercatini in passato con il canile in cui facevo volontariato e spesso tante delle cose che vendevo le avevo fatte io. Ma questi saranno, diciamo, i primi mercatini a cui partecipo come tipo venditrice io. La mia idea, allora, parteciperò a tre mercatini. Uno è un mercatino di beneficenza, il cui ricavato andrà al centro antiviolenza in onore di Giulia Cecchettin, ed è un mercatino di piante, quindi in realtà non devo preparare granché per quello perché ho un bel po' di talee giù, forse ne farò delle altre, ma per quello non devo preparare granché. Poi sicuramente parteciperò a una serata da veganda qui a Padova, una serata di beneficenza per il santuario Botto & Friends, e farò un mercatino di cosine fatte da me, quindi un po' di cosine all'uncinetto e poi adesso vediamo cosa combino. E poi se riesco, in base a quante cose riesco a fare, parteciperò anche a un mercatino il 17, che è un mercatino di artigianato in cui invece venderei solo, cioè, cose mie per me stessa. Quindi quello che devo fare è, tra le cose che ho creato, alcune di queste sono regali di Natale per miei amici e parenti, mentre altre posso venderle, posso portarle a vendere, quindi devo scegliere, tipo questi segnalibri con le foglie di ginkgo, non ve li ho fatti vedere, credo. Ho trovato un tutorial, per fare delle foglie di ginkgo su YouTube e ne ho fatte due collegate così per farci un segnalibro, le trovo bellissimi. Ne ho due e questi due sono entrambi i regali, quindi li metto da parte, nel senso che so già a chi regalarli e entrambi sono regali, sì, sono entrambi regali questi qui, uno per la mia mamma e uno per la Giovi. Poi, forse non dovrei dire per chi sono, perché se pubblico questo video prima di Natale. Poi ho un segnalibro con l'occhio, che però anche questo è un regalo, e so già per chi è, quindi lo metto da parte. Un altro segnalibro con i due fiorellini, anche questo è un regalo. Cioè, quasi tutte le cose che ho già fatto sono dei regali in realtà, però voglio un attimo capire se magari ho fatto delle cose in più, a chi, cioè, metterle da parte in modo che so da cosa parto, diciamo, a livello di quantitativo di cose. Quindi allora, quelle lì sono le cosine per la mia family arcobaleno. Poi, quindi in realtà ho quattro occhi coasters, quindi sono o toppe o sottobicchieri che posso portare al mercatino, ai mercatini. Un segnalibro occhio che posso portare ai mercatini sempre e ho un segnalibro. Perché uno solo? Ne ho due di segnalibri a fiore così. L'altro dov'è? Eccolo qui. Due segnalibri a fiore per cui ho fatto il tutorial, anche questi qui li posso portare al mercatino. Quindi in realtà ho pochi, cioè poi ho un berrettino che anche questo è un regalo già stabilito e quindi lo metto da parte. Quindi queste qui sono le cose che ho per i mercatini, per ora niente, cioè se le dispongo su un tavolo. Ho pochissime cose, quindi devo darmi un po' una mossa. Allora, io di solito non faccio mercatini o cose così. Quest'anno avevo pensato di mettere in vendita delle cosine che faccio io a uncinetto, con l'idea di darne una percentuale in beneficenza. E però su internet, cioè avevo pensato di farlo su internet, poi alla fine ho deciso di non farlo perché non volevo stressarmi, diciamo. Quindi ho pensato che magari invece potevo partecipare a dei mercatini di presenza, di persona. E il mercatino del 17 valuterò se partecipare o meno in base a quante cosine riesco a fare senza stressarmi. Quindi, cioè, non è che devo per forza. Ho ancora un po' di tempo per iscrivermi, credo. Dopo controllo. Ma quello che voglio fare oggi, cioè, quindi in questo video vi mostrerò un pochino quante cose faccio e poi magari vi porterò ai mercatini, vi dirò quante cose sono riuscita a vendere. E intanto metto da parte queste cosine qui che ho già fatto per i regali di Natale e tra l'altro ne devo fare anche altre per i regali di Natale, ma insomma, intanto. In realtà oggi quello che vorrei fare, che in realtà non è una cosa per il mercatino in sé per sé, però mi è venuta l'idea, mi sono comprata questo kit per fare il lino cut che ho visto tantissimo su Instagram e poi una persona molto importante per me lo sta facendo, sta molto sperimentando e mi ha fatto venire mega voglia di provare. Praticamente si tratta di intagliare su delle lastre di linoleum. Oh no, si è aperto l'inchiostro. Oh no! Si tratta di intagliare su queste lastre di linoleum, tipo tagliando via piano piano delle immagini e poi si fanno gli stampi. Allora, io come prima idea per il mio primo, per la mia, il mio primo stampo vorrei fare una cosa simile al mio tatuaggio, quindi una Luna Moth, non uguale perché il disegno del tatuaggio non è mio, quindi cioè non lo voglio fare uguale. E per il secondo ho pensato che invece potrei fare un vitellino.
e se viene bene potrei fare un po' di stampe da vendere la serata del 22, ho pensato. Non ho idea se sarò brava o farò pena a fare questo lavoro, lo scopriremo solo vivendo, I guess. Fra lei e Telemaco, la lancia puntata, i nervi tesi. Devo ferirla prima che lei mi afferri. Allora, sono molto fiera perché praticamente non sapevo come fare per trasferire il disegno che ho fatto sopra una foto che ho stampato e avevo visto una volta una persona colorare con una matita e fare il trasferimento così e devo dirvi che ha funzionato. Cominciamo dalla luna che sembra più facile. Ah! Ok, allora ho finito l'intaglio, credo. E devo dire che è più duro di quanto pensassi, mi fa stramare la mano adesso, ma adesso andiamo un po' alla prova del 9. Adesso devo stendere l'inchiostro con questo cosino qui, con questo rullo, e poi stampare. Lo voglio stampare in questo qui che è il mio album delle cosine creative che mi è stato regalato e vedere cosa succede. Però lo devo tipo spalmare bene. Così poi lo posso rollare, ma questo roller non rolla. Gino rolla, dai, rolla. Rolla, plum plum. Perché scivola, non rolla. Aspettate, eh. E adesso? Ma si sarà fatto bene? Come faccio a tirarlo su? Ma che figo! L'ho tagliato un po' troppo, forse. Allora, avevo distribuito un po' male l'inchiostro perché si vede tipo. Però guarda com'è bello, dai, è comunque bello. Devo fare un'altra prova con dell'altra carta. Stasera ho intagliato anche questo stampo, ho fatto questa mucchina, questo vitellino, partendo da una foto e l'ho disegnato. E questi sono gli stampi che stanno uscendo, cioè queste sono le stampe, non gli stampi. E mi piace troppo, vi giuro, lo trovo troppo carino. Sono molto felice, mi piace tantissimo. Quindi adesso sto andando avanti a stampare perché mi sto divertendo troppo a fare questa cosa, troppo bella, nuova passione sbloccata, veramente. È passato qualche giorno dal mio ultimo update sulle cosine che sto preparando per il mercatino. Adesso ve le faccio vedere. Ho preparato, poi ve le faccio vedere anche meglio. Comunque ho quattro portamonete o portacuffie. Una mia amica mi ha suggerito che possono essere anche dei portacuffie a forma di occhio. Se riesco ne farò un altro o un altro paio questa settimana, vediamo. Poi ho quattro segnalibri a fiorellino. Che queste qui saranno tra le cosine più economiche, diciamo, del mio banchetto, perché ci tengo ad avere un range di prezzi, nel senso che su alcune cose ci metto tanto tempo a farle, quindi, cioè, non è che le posso mettere tipo a 10 euro, ma neanche questi li posso mettere a 10 euro, perché comunque ci metto un pochino, però li metterò magari a 13-14. Ci tengo anche ad avere delle cosine affordable, diciamo, perché trovo molto difficile questa cosa di dare i prezzi, nel senso che non voglio svalutare il mio lavoro, ci metto tante ore a fare queste cose e quindi non voglio svenderle, cioè ci tengo ad avere un prezzo giusto, allo stesso tempo vorrei anche essere accessibile. Questa cosa è un po' difficile, nel senso che comunque essere accessibile, ovvero avere dei prezzi bassi, è un po' difficile nel momento in cui fai un lavoro fatto a mano che ti richiede tanto tempo. Però insomma sto cercando di fare del mio meglio per avere un po' di tutto. Poi ho fatto uno dei miei segnalibri caratteristici, diciamo, con le due foglie di Ginkgo biloba. Troppo bello, questo qui ci metto davvero tanto a farlo perché è molto dettagliato, quindi questa non sarà una delle cose più accessibili, però. Poi ho un segnalibro con l'occhio, ne ho fatto uno solo, non so se ne farò un altro.
E poi, allora, ho fatto tantissime fascette per i capelli, adesso ve ne mostro alcune, perché anche queste qui sono delle cose che riesco a fare in abbastanza poco tempo e quindi che posso mettere come cose abbastanza accessibili. E sono contenta perché sto usando vari gomitoli che ho da un sacco di tempo e misti, che però magari ne ho pochi e quindi non ci posso fare tipo un maglione o cose così perché sono pochi, e, però ci posso fare tipo le fascette e ne ho fatte tante di diversi colori e sono molto belle, guardate questa che bella. Queste qui le ho fatte, questa e anche questa, e anche questa le ho fatte con gli avanzi del maglione che ho caricato qui su Instagram, perché appunto ho avanzato un po' di lana, ma non abbastanza da fare un altro maglione. E poi le ho fatte anche così. Alcune sono più grandi di altre, tipo questa qui è grandissima, però cioè, ho fatto diverse misure apposta perché tipo ad alcune persone dà molto fastidio sentirsi la testa che stringe, no? Tipo a me. Quindi alcune sono più elastiche, cioè nessuna stringe forte, a parte questa qui che è taglia da bambina perché tipo a me non va bene. Però sì, quindi ho fatto tante di queste fascette, non penso ne farò altre, non lo so, vediamo perché non so neanche quanto andranno sinceramente, cioè non so se le persone le compreranno, non so niente sinceramente dei mercatini, non so cosa piace alle persone, cosa le persone comprano, quindi ho fatto delle cose che tipo a me piace fare e spero che anche alle persone piacciono, vediamo. E poi ieri sera ho fatto questa cosa che cioè adoro tantissimo, la trovo veramente stupenda, ci ho messo tipo 4 ore a finirne uno e mezzo, quindi questo lo dovrò mettere tipo almeno a 40 euro, quindi non so se li venderò sinceramente, ma se non li vendo me li tengo. E ho fatto questi guantini troppo carini. Qualcuno di voi dirà, Naki, com'è possibile che tu ci abbia messo 4 ore? So che sono abbastanza lenta, ci sono persone che magari farebbero un guantino così in un'ora, mi viene difficile da crederlo perché non è solo fare 4 granny square, ovviamente anche per l'altro paio, che per l'altro paio ho fatto solo i granny square, ma è anche fare tipo tutto il ribbing, che io ci metto una vita a farlo, e poi tutti i dettagli sopra e sotto intorno. Tra l'altro, se vi piacciono questi ci posso fare un tutorial. Li ho visti su TikTok e li ho, diciamo, fatti come veniva a me, non era un pattern, li mostravano e basta. Ma sono bellissimi, quindi penso che ne farò un paio, forse due, e li porterò e se non dovessero andare, pace. Ma in realtà un po' tutte queste cose, se non dovessero andare, valuterò se tenerle per un prossimo mercatino o magari metterle in vendita su Etsy. O vediamo, non lo so sinceramente. E una cosa che devo fare è mettere le stampe che ho fatto in delle buste e ho deciso che farò così, cioè ne incarterò tipo 4-5, tipo 2 per tipo, in delle buste di plastica trasparente per esporle, no? Così non si sporcano, cose così. Invece tutte le altre le metterò in delle buste di carta, così quando le persone vogliono comprarle, sperando che vogliono comprarle, gli dirò: vuoi la versione zero waste, senza plastica? Perché non voglio, cioè non voglio incartarle tutte nella plastica. Quindi questa è la situazione attuale. Il primo mercatino ce l'ho domenica, che oggi è lunedì, quindi manca poco meno di una settimana. Non so quante altre cose riuscirò a fare, ma va benissimo così, insomma, cioè, sono già soddisfatta, diciamo, di quello che sono riuscita a fare, quindi non ho ansia o stress di non avere abbastanza cose, penso di avere comunque un numero decente di cosine. Poi non ne ho idea, sinceramente non ho mai fatto mercatino, quindi non so se, cioè, potrebbe andare che tipo vendo 2 cose in tutta la giornata o che vendo tutto nelle prime 2 ore o che, non lo so, in tutta la giornata vendo metà cose, non lo so, siccome poi ho un altro mercatino un paio di giorni dopo, non so neanch'io, cioè penso che magari all'inizio non esporrò proprio tutto tutto e vedrò, cioè, se le cose vengono vendute. Poi espongo altro, o non lo so, vabbè, non lo so, non ho mai fatto questa cosa, quindi lo scopriremo solo vivendo. Allora, scusate la giacciandra in sottofondo, queste sono le piante che ho deciso di portare, sono quasi tutti Philodendron Painted Lady perché queste sono le talee che ho pronte. Ho una Monstera deliciosa, ho un Epipremnum pinnatum e poi c'è anche un Philodendron Dark Bility qui sotto. E nulla, spero che tutte trovino una nuova casa per una buona causa. Appoggiata qui a caso. Buongiorno.
Buongiorno, allora ieri c'è stato il mercatino grande, diciamo, oggi è lunedì, quindi venerdì c'è stato il mercatino delle piante e ieri che era domenica c'è stato il mercatino, diciamo, in cui ho partecipato con le mie creazioni. Venerdì sono stata circa un'oretta al mercatino ed ho preso un sacco di cose, oltre a portare le mie piante, ho preso un po' di piantine, ho preso due magliette e è stato molto carino, non sono stata tantissimo, ma appunto ho fatto un giro ed è stato molto carino, ho portato un po' di mie piante, mie talee. Non so se siano state vendute perché poi le ragazze che hanno organizzato questo banchetto lo facevano non solo venerdì ma anche sabato e domenica, quindi spero, vi chiederò se sono riuscita a venderle, lo spero tanto, e il ricavato andava appunto al centro antiviolenza. E poi ieri ho fatto invece questo mercatino presso un centro sociale che si chiama Pedro, qui a Padova, ed è stato molto bello. Allora, vi racconto un po' com'è andata. Non ho filmato tantissimo perché un po' mi vergognavo e un po', boh, c'ero presa a essere lì, insomma, al mercatino, eccetera. E niente, quando sono arrivata ho sistemato tutte le mie cosine sul tavolino. Comunque avevo prenotato 1 metro di tavolo, quindi uno spazio abbastanza piccolo, perché comunque quando ho prenotato non sapevo esattamente quante cose sarei riuscita a fare e preferivo avere meno spazio e riempirlo bene piuttosto che avere magari un tavolo enorme che sembrava mezzo vuoto, quindi comunque non avevo uno spazio grandissimo. E giù, in realtà, poi sistemando bene le cosine tra di loro lo spazio era giusto, cioè ci stavano bene le mie cosine, e ho portato delle foglie di eucalipto da mettere un po' come decorazione, ma in realtà non c'era grande bisogno di un allestimento particolare perché comunque le mie creazioni prendono abbastanza spazio e sono molto carine, me lo dico da sola, e quindi, cioè, stava bene così. C'è stata tanta gente e sono riuscita a vendere un po' di cosine, quindi sono molto contenta perché tipo all'inizio la mattina non c'era tanta gente, mi sa che non ho venduto quasi nulla la mattina, forse ho venduto una stampa a una ragazza carinissima che subito appena avevo aperto il mercatino è venuta e l'ha comprata quindi sono molto contenta, e poi tipo avevo un po' paura di non riuscire a vendere nient'altro perché, allora, vi dico la verità, sono andata con l'aspettativa di comunque va, nel senso che comunque non volevo andare con l'aspettativa di vendere tutto, di vendere minimo tot cose. Cioè, era il mio primissimo mercatino, non avevo idea di come fosse, non ne avevo fatti altri, quindi non sapevo proprio cosa aspettarmi. Ciao Turchese, intanto c'è Turchese che si sta arrampicando. Abbiamo preso il disturbatore, così vediamo se riesco a fare questo video. Niente, sostanzialmente mi ero proprio detta, cioè, se riesco a vendere qualcosa, cioè ovviamente speravo di riuscire a vendere qualcosa, no? Perché comunque ho passato queste settimane a fare un sacco di cose, speravo di riuscire a vendere delle cose, ovviamente, se no non sarei andata a fare un mercatino con le mie creazioni, però non avevo un'alta aspettativa, cioè dicevo, dai, se già riesco a vendere tipo 2 o 3 cose, benissimo, se non vendo niente ovvio che ci resto un po' male, però insomma comunque sono già felice di essermi qui, di essere qui, di essermi messa in gioco. Ed è andata abbastanza fluttuante questa cosa, poi è stato molto carino perché visto che io avevo mezzo tavolo, l'altra metà del tavolo ce l'aveva una ragazza che fa dei collage con delle foto d'epoca molto molto belle ed era super carina, quindi ci siamo anche fatte compagnia. E alla fine sono riuscita a vendere più di quello che pensavo, nel senso che ho venduto 3 stampe, di cui 2 con il mucchino e 1 con la falena. Poi ho venduto 3 fasce, 3 fascette per i capelli, 3 segnalibri, di cui 2 col fiore e 1 ginko, e poi un paio di guanti. Quindi sono molto contenta, e sono contenta perché comunque ho anche, cioè, ho avanzato anche un po' di cose per il prossimo mercatino, che è venerdì. Quindi bene, nel senso ho già rifatto 2 fasce ieri sera e quindi, cioè sì, se questa settimana riesco a fare qualcosina per il mercatino bene, ma comunque mi concentrerò sui regali di Natale perché mi mancano un po' di cose sinceramente. È stato molto bello perché tante persone sono venute a salutarmi e mi ha fatto un sacco piacere e ciao amore, e quindi è stato molto bello. E poi ho comprato diverse cosine da altri banchetti, altre persone artiste che fanno cosine belle, quindi devo dire che overall è stata proprio una bella esperienza. Per le prossime volte penso che preferirei partecipare a mercatini di mezza giornata e non di una giornata intera, perché ho fatto l'errore di portarmi poco cibo e quindi cioè, anche se lì poi c'era una zuppa molto buona che ho mangiato, però avevo una fame, sarà che sono anche a inizio mestruazioni, avevo una fame, vi giuro, questa non è stata una cosa positiva. E poi insomma stare tutto il giorno seduta non al caldissimo eccetera e sotto le luci così è stato un po' impegnativo, quindi ora sono molto stanca oggi, quindi per il futuro penso che parteciperò a mercatini di mezza giornata
Penso in realtà che se avessi chiesto di partecipare solo mezza giornata mi avrebbero detto di sì. Alla fine il pomeriggio è stato il momento in cui c'è stata più gente, in cui c'è stato più movimento, in cui ho fatto più vendite. Quindi questa è una cosa. Quelle cose che ho imparato in questo mercatino sono due. La prima è portarsi tanto cibo, anche a costo di avanzarlo e poi riportarmelo a casa. E la seconda è il pomeriggio c'è molta più gente, quindi magari partecipi solo il pomeriggio. Partecipo solo il pomeriggio. Comunque, overall è stata un'esperienza molto piacevole. Ora ho un altro mercatino che sarà il 22, quindi venerdì, che è solo la sera perché è un mercatino all'interno di un evento, di una cena di beneficenza, il cui, cioè metà del ricavato del mio mercatino andrà al santuario Botto & Friends, ciao amore mio, insieme al ricavato della cena e basta. Quindi nulla, poi vi racconterò anche come andrà lì. Non so se vi sarà utile questo video, però l'idea un po' è di condividere un'esperienza, un po' è magari, cioè, altre persone tra voi, come me, creano qualcosa in modo non professionistico ma come hobby e vi piacerebbe partecipare a qualche mercatino ogni tanto e magari potete trovare nei centri sociali o nelle associazioni della vostra città dei mercatini, diciamo, gratuiti come quello a cui ho partecipato io ieri, perché, cioè, invece tipo se volessi partecipare ai mercatini in centro, per dire, dovrei spendere tipo 200 euro per esporre per un giorno, no? E non avrebbe senso, nel senso che, cioè, spenderei di più per partecipare che non quello che poi guadagno e quindi non avrebbe senso, quindi sto partecipando solo a mercatini in cui non mi costa esporre, no? E quindi niente, magari anche nei centri sociali o nelle associazioni in giro per la vostra città ci sono opportunità del genere e potete provare a partecipare, anche perché poi è stato molto bello conoscere altre persone che creano cose. È passato un tot di tempo, nel senso che sono passate tutte le ferie e non vi ho più aggiornate su come sono andati i mercatini, perché l'ultimo che ho fatto l'ho fatto il 22 sera, poi il 23 sono andata su dai miei e poi ho staccato veramente tantissimo durante queste feste, ne avevo tanto bisogno, ma volevo aggiornarvi sul fatto che anche l'ultimo mercatino che ho fatto è andato piuttosto bene, ho capito, penso, quali sono le cose che vanno di più, quali sono le cose che vanno di meno e quindi diciamo che per i prossimi mercatini mi allineerò. Per esempio i segnalibri li ho venduti tutti, quindi li considero un articolo che piace. Farò anche altri cercando di inventarmene anche di altre tipologie. Mentre per esempio i guanti, beh in realtà ne ho vendute due paia, quindi not too bad. Però mi rendo conto che costando un po' di più è un po' più difficile vendere gli articoli che costano un po' di più. Le stampe sono andate molto bene, quindi è una cosa che continuerò a fare, cioè tenete presente che tutte le cose continuerò a farle, no? Però per i mercatini, per esempio, cioè le stampe le faccio perché mi piace farle e continuerò a farle per quello, però sapendo che vanno bene i mercatini le porterò, ecco, magari invece mi concentrerò meno su fare cose come i guanti che invece costando di più sono più difficili da vendere e mi richiedono tanto tempo, quindi ecco, per esempio invece i portamonete a occhio non ne ho venduto neanche uno e penso un po' perché avendo la chiusura quel bottoncino, cioè effettivamente come portamonete, non, cioè funzionano più come portacuffie, magari non tante persone usano i portacuffie, quindi ho deciso che li scioglierò e li userò per farci qualcos'altro, nel senso che appunto ogni portamonete è formato da due occhi e posso usare ogni occhio per farci qualcosa, tipo dei berretti o non lo so, ci devo pensare. E nulla, quindi è stato un esperimento vincente, diciamo che penso che parteciperò ad altri mercatini sempre gratuiti, nel senso parteciperò quando ci sarà l'occasione di fare un mercatino senza dover pagare per farlo, così resta una cosa chill, cioè se non vendo niente non succede niente, ho fatto un'esperienza, non è andata bene dal punto di vista delle vendite, però è ok, mentre se dovessi pagare per partecipare so già che avrei l'ansia di dire oh mio Dio devo vendere perché altrimenti ci perdo soldi, ecco non voglio che sia un'ansia per me, cioè non voglio che sia il mio lavoro fare i mercatini, cioè a me piace tanto creare all'uncinetto, fare le stampe, mi piace tantissimo, ma non ho intenzione che sia un'angoscia, cioè voglio che sia una cosa bella che faccio, che mi piace fare quando ho tempo, quando voglia e comunque guardate che figo questo mio cappello a fungo. Questo ci ho messo tantissimo a farlo, quindi cioè, mi piacerebbe farli per i mercatini, però cioè, a meno di 50 euro questo è veramente regalato e non credo che qualcuno spenderebbe 50 euro per comprarlo, non lo so, quindi non credo li farò per i mercatini, anche perché per fare questa parte qui sotto ci ho messo tantissimo, quindi no. Vabbè, in ogni caso penso che adesso andrò avanti con, cioè sto andando avanti con i miei progetti all'uncinetto per me stessa, ogni tanto magari faccio qualche cosina da mettere da parte per i mercatini, così quando c'è l'occasione partecipo e penso che
Mi aprirò uno shop su Etsy forse o su qualche altro sito per vendere le stampe soprattutto e magari se ogni tanto non lo so faccio tipo un cappello come questo e voglio venderlo, provo a metterlo e se qualcuno lo vuole acquistare lo acquista. E nulla, quindi grazie per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!